Bonjour, vediamo se riusciamo a fare questo video, perché non so se lo lascerò, ma i miei cani sono impazziti. Ho fatto un acquisto compulsivo, direi, a causa di una mia amica, perché ha trovato i saldi su Piestar, quindi che fai? Non ne approfitti, ovvio. Niente, ragazzi, vi faccio vedere, facciamo prima. Dunque, è la prima volta che ordino da Kirstar, quindi non sapevo bene come regolarmi, non sapevo bene cosa comprare, cosa non comprare, com'era la qualità e tutto quanto, quindi ci sono andata cauta, mi sono data un tetto massimo, sono andata solo sulle offerte, così che se la roba faceva schifo non ci spendevo poi così tanto. Quindi che cosa ho preso? Ho preso questa roba qua e questa qui. Perché sì, lo ammetto, non ho aspettato il video per poter indossare le cose, ma semplicemente perché uno, non so aspettare, non vedo perché, cioè mi dispiace, perché poi quando vedo le ragazze che per fare i video non hanno messo le cose per un mese, io dico no ragazze fatelo tranquilla, noi non ce ne importa, non pensiamo che quelle cose siano sporche, sono comunque vestiti nuovi che si reperiscono, cioè l'importante di questi video secondo me è dare un feedback su cose che sono ancora sul commercio, quindi quando non sei deciso se comprarlo o non comprarlo, oppure scopri oggetti nuovi che possono essere interessanti o siti nuovi che non conoscevate, e quindi la possibilità di dire oh sì raga, cioè è arrivata la roba ed è anche buona, o fa schifo, no, meglio questo sì, questo no. Quindi che importa se le cose sono indossate o no, anzi vi posso dare un feedback anche su come se li sente addosso, no, una persona. Quindi, cioè, mi dispiace un casino, vorrei sempre tipo prenderle e dire no ragazzi, vi prego, potete indossare le cose tranquille, tanto non sono bucate, non sono sporche. E quindi, a parte tutto ciò, partiamo con l'unboxing, per modo di dire. La prima cosa è questo vestitino qua. Ho preso una S. Diciamo che il primo scoglio di Kirstar è le taglie. Le taglie per il semplice fatto che tanti oggetti sono unisex, quindi non sai mai se è una S vera per noi donne o una S per i maschi, e quindi non sai come orientarti. Ovviamente il vestitino è, diciamo, su un corpo femminile, e quindi ho preso la S andando abbastanza sul sicuro, quasi sul sicuro, perché in realtà ho, diciamo, un ingombro abbastanza notevole, cioè nel senso non passa inosservato, quindi la difficoltà mia principale è il fatto che magari il tessuto possa strecciare troppo e il disegno deformarsi. In questo caso non è successo, non è successo per un motivo principale, che la stampa è veramente buona, cioè si nota che è buona. Il tessuto in realtà è molto leggerino, non dico trasparente, però è leggero. Mette anche un pochino caldo, devo dire. Questo però mi dà la possibilità magari di indossarlo anche questo inverno con qualcosa sopra, perché no, con le calze, è qualcosa che magari posso utilizzare anche più avanti, anche se è molto svolazzante, eh. Suppongo che sia tipo finto al 100% finto, di quelli lì che se strecci il tessuto puoi vedere i filamenti un po' più brillanti di plastica probabilmente. Quindi non so, però devo dire che la stampa è veramente buona, lo adoro. Ho comprato questa cover, I Need Space, è la mia cover. È fantastica, mi piace tantissimo, l'ho già scartata, ma la riscartiamo. È molto slim, è opaca, è slim, mi piace molto per questo, perché di solito fanno i mattoni. È bello anche per le scritte che ha, non so se, ok, ha delle scritte che mi piacciono moltissimo. Kirstar ha la particolarità che cura veramente nei dettagli tutto, tutto quello che ha lo cura nei dettagli. Infatti vi volevo far vedere anche le etichette, questa è quella del vestito e cura tutto nel dettaglio. Consiglio della mia amica, che in base all'etichetta scoprite se è della collezione prima, della collezione dopo, e quindi e poi sono belle, sono bellissime. Sempre per la questione, stanno molto attenti ai dettagli, ti mandano le toppe in questa busta. Che gli vuoi dire? Cioè, ma dai, io queste cose mi fanno impazzire, mi fanno impazzire queste particolarità. Questa non l'ho veramente aperta, ve la prova, così almeno facciamo questo unboxing proprio serio. Ed eccola qua,
We come for pizza. L'altro pezzo è questo qua, che è un journal, essenzialmente un fantastico notebook, che magari se lo scarto lo vedete meglio. Eccolo qua! La copertina è leggermente gommatina, le stampe sono fantastiche, non ho assolutamente nulla da dire. I fogli sono leggermente gialli ed è a righe. Andiamo avanti, è giunto il momento. Tac! Allora, questa maglietta ho un bel po' di cose da dire, è bella. È, come vi dicevo, unisex, quindi non è una S abbondante, perché è una S da uomo, parliamoci chiaro, è una S da uomo. Allora, la particolarità di Killstar è che fa tutte queste etichette, ovviamente al contrario, perché sono queste etichette fantastiche che sono duple fosse. Come vi dicevo, le etichette sono meravigliose. Cosa c'è da dire di questa maglietta? Non l'ho ancora indossata, la vedrete indossata ora. No, allora, io ho preso la S, ho visto come cadeva altre magliette della Killstar e ho deciso di prendere una S perché temevo che la M effettivamente fosse un pochino troppo grande. E quindi la S, devo dire che ci ho preso, niente male, un po' trasparentina effettivamente. Il tessuto non è malaccio, diciamo che non è malaccio il tessuto, ne ho viste di meglio. Nello scorso haul ho indossato la maglietta di Pull&Bear di Stranger Things e devo dire che quello è un tessuto che mi piace molto di più, ma suppongo perché sia un cotone differente, perché effettivamente anche questo è 100% cotone, l'ho visto adesso. Spero che duri nel tempo perché effettivamente è sottilino come tessuto, quindi ho paura che si strappi nei lavaggi, però mi piace, è lunga il giusto. Da metterci comunque una panna sotto, ovviamente. Mi piace la grafica, mi piacciono i dettagli. Questo pezzo qua è anche l'ultimo. Adesso vi faccio vedere. Ta-da! Questa è la maglia a maniche lunghe con il tarocco della morte. Vi faccio vedere anche l'etichetta. Cosa c'è da dire su questa maglia? Ah, ragazzi, ho notato una cosa, fantastico. Su questa c'è scritto un'altra cosa. Questa chicca non la sapevo. Questa maglia è probabilmente anche un errore, nel senso che dal sito sembrava quelle felpette senza cappuccio, che però all'interno sono un po' pelosine. Non so se avete presente che tipo di maglie intendo, che felpette intendo io, però di quelle che all'interno effettivamente hanno il peletto, quindi sono un pochino più pesanti. Invece queste sono le classiche maglie, sono le classiche t-shirt però maniche lunghe. Ritengo che sia di un fornitore differente rispetto alla maglietta. Perché dico questo? Perché, cioè, la t-shirt è una S e mi sta enorme, la maglia invece è una M, mi sta stretta la M. Non è che mi sta stretta, mi sta giusta, però mi aspettavo che prendendo la M fosse una cosa abnorme, mi volevo tipo avvolgere come un involtino primavera con questo maglione, e invece non è né un maglione né è grande, quindi non so, probabilmente sono di due fornitori differenti. Che c'è da dire? Stampa impeccabile come sempre. C'è questo dettaglio della luna olografica che non mi aspettavo sinceramente, quindi diciamo che questa maglia è stata una sorpresa, un po' una cosa imprevista. E pensavo che arrivasse una cosa e mi è arrivata totalmente un'altra, ma devo dire che non sono neanche delusa. Nonostante io ci tenga molto ad avere le cose che ordino, cioè se io le ho comprate e che me le sono già pensate in un outfit, in un contesto, in un modo, eccetera. Quindi se arriva qualcosa che non mi aspetto, rimango di solito molto delusa. In realtà devo dire che non mi dispiace lo stesso. Non ho idea di come indossarla, dove indossarla, in che periodo, perché in che periodo si mettono queste cose? Non lo so. E comunque niente, non me l'aspettavo, non mi aspettavo questa cosa qua. Arriva del tutto in, ecco, diciamo così, in una busta del genere. Vi copro l'indirizzo ed è, ragazzi, è complicatissimo. Anche la busta è molto figa, molto figa, tutto curato nei minimi dettagli. Ricomprerò da Killstar? Sì, assolutamente. Già so cosa comprare. Voglio assolutamente una borsa, e hanno tante altre cose, tra cui
cose per la casa. Ho visto una mano con i simboli per leggere la mano, che serve per portare i gioielli. Ho visto una statuetta di un Buddha nera con il viso da scheletro. Cos'altro ho visto? Gli arazzi sono un po', perché costano tanto, ne ho visti simili, se non uguali, da altre parti, che costano molto di meno. Quindi non so se li comprerò là. Spero che qualche mia amica li compri, così io vedo la qualità e poi mi spiace usarle come cavie, però ragazzi, costano $30, 30 euro. Detto ciò, ho finito. Vi invito a seguirmi su Instagram se volete dei contenuti più frequenti di un video YouTube, diciamocelo. Se abbiamo degli interessi comuni, vi invito a seguirmi su Instagram, che vi lascio il nickname qua sotto. Io sono Virginia Lepluie. Si scrive come c'è scritto nella descrizione. Vi invito a lasciarmi un like e iscrivermi al mio canale, perché è molto difficile crescere in questo mondo di social. Quindi se vedete dei contenuti che vi piacciono e che vi interessano, vi prego, supportate le persone, non soltanto me, supportate tutte le persone, perché un like e un'iscrizione non vi costa nulla, però chi ha fatto il video ci ha messo tanto impegno. È diventato tutto il mondo dei social un posto dove si punta tantissimo a apparire, a diventare l'idolo di X generazione, però in realtà io la vedo molto diversamente. È vero che c'è un fondo di egoismo e di egocentrismo in ognuno di noi, però io ritengo che sia molto bello condividere con gli altri, cioè nel senso, se io tramite i miei video riesco ad avvicinare persone che hanno i miei stessi interessi e io posso aiutarli come loro possono aiutare me, secondo me è questo il cuore di internet, che spero che torni in voga, anche perché non è facile mettersi davanti a una telecamera, riguardarsi, vedere tutti i difetti, perché non è facile, anzi a volte arriva questo sconforto in cui vuoi prendere e cancellare tutto, ma alla fine sti cavoli, cioè nel senso, io ho questi interessi e spero di trovare altre persone che hanno interessi come me, e quindi questo lo trovo un mezzo molto efficace e spero che appunto delle persone che hanno i miei stessi interessi si avvicinino. Supportate, veramente, è gratis. Se pensate che ci sia una persona che fa dei contenuti che sono veramente interessanti, che valgono e che comunque vedete che ci sia impegnata, per favore supportatela, quella persona, perché se lo merita. Non siamo tirchi sulle cose gratis, perché c'è bisogno di assecondarsi, aiutarsi e essere vicini in un periodo dove ci stiamo tutti sempre più allontanando e isolando. Quindi cerchiamo di aiutarci a vicenda. Detto ciò, grazie mille per avermi seguito. Vi mando un bacio, al prossimo video.